Intervengo per testimoniare in particolare all'assessore Gallera in primis e a quest'Aula il fatto che effettivamente questa, nelle ultime settimane o negli ultimi giorni, questa notizia dell'imminente chiusura di alcuni consultori e della programmazione della chiusura di altri, in tutto si parlava di otto, è una notizia che è trapelata, ma poi è stata anche data dagli organi di informazione locale e anche gli operatori hanno ricevuto questa notizia. Quindi oserei dire, poi magari qualcuno l'ha fatto per campagna elettorale, non lo so, però oserei dire che non è un'indiscrezione, non stiamo parlando di un'indiscrezione che è circolata e che quindi qualcuno poi può averla giustamente o ingiustamente montata per campagna elettorale, eccetera. Non mi stupisco che ciò possa avvenire, avviene sempre, avviene anche di peggio. Però qui non stiamo parlando di un'indiscrezione, perché il sottoscritto, come altri consiglieri del territorio, è stato investito di questa cosa da operatori che forse avevano tutto l'interesse tranne che quello di fare campagna elettorale contro questa giunta. Quindi mi sento di sottolineare il fatto che noi oggi qui non stiamo parlando di una diatriba legittima da campagna elettorale, ma di una notizia che aveva molto il carattere superiore a quello di un'indiscrezione. Si parlava di colloqui fatti da alcuni dirigenti con alcuni operatori che paventavano questa cosa. E quindi l'attivazione, anche tramite questa mozione, proviene da questo. Quindi, Assessore, io penso che questo sia importante da sottolineare, perché non è questa la strada che bisogna seguire, a mio avviso. Ed effettivamente, anche lei l'ha detto adesso, la strada da seguire è un'altra, è quella di programmare l'eventuale rimodulazione di queste strutture, tenendo da conto di tanti aspetti, non da ultimo l'aspetto della territorialità, nel senso che noi stiamo parlando della provincia di Mantova, che è una provincia di confine, è una provincia che confina addirittura con due regioni esterne, il Veneto e l'Emilia-Romagna, e che molti di questi consultori sono in territori in cui i cittadini fisicamente farebbero prima a recarsi a degli ospedali di un'altra regione piuttosto che a presidi della nostra, della regione Lombardia. Quindi c'è anche un tema di non poter trattare questa provincia per i suoi presidi come qualsiasi altra provincia lombarda, perché c'è un tema di mobilità passiva, c'è un tema di territori di confine. E quindi forse anche il fatto che i consultori siano più, i consultori pubblici, e sottolineo pubblici, nella provincia di Mantova siano più che in altre province, e che questa cosa da un certo punto di vista possa essere vista come un'anomalia, in realtà è forse in alcuni casi dettata dalla conformazione anche geografica della provincia di Mantova. E quindi ovviamente questo tema va affrontato con i sindaci, va affrontato nella conferenza dei sindaci, va affrontato con gli operatori, col territorio, come giustamente anche lei, Assessore, ha riconosciuto. Nessuno dice qui dentro, almeno il sottoscritto non dice assolutamente che gli operatori medici e tutti gli operatori sanitari non debbano fare le ferie estive. Lungi da me voler impedire agli operatori sanitari di fare le ferie estive, anzi ci mancherebbe, però penso che se c'è un problema di personale sulle ferie estive, all'interno di sicuramente una carenza globale di personale in molte specialità e in molti ospedali pubblici, ci sia anche un problema di programmazione, cioè che d'estate si facciano le ferie, evidentemente, come dice anche lei, Assessore, lo si sa, e lo si sa da sempre, e quindi forse c'è un tema anche di programmazione. Però qui non è tanto il discorso delle ferie estive e della riduzione del servizio durante le ferie estive, che comunque può essere rimodulato in modo da diminuire al massimo la diminuzione, scusate il gioco di parole, di servizio durante le ferie estive, ma il tema è il futuro, e quelle che erano più di indiscrezioni lasciavano pensare che per il futuro si volesse sostanzialmente rendere definitivo quello che sembrava provvisorio durante le ferie estive. Lei giustamente, Assessore, oggi pubblicamente in quest'Aula davanti a tutti i consiglieri e ai cittadini lombardi dice che questo non è,
e questo penso che sia un dato di fatto importante, figlio anche di questa mozione, quindi credo che sia stato giusto oggi presentarla, ma era proprio giusto perché lei potesse anche prendere questa posizione chiara, che penso che sia a tutela anche del nostro territorio. Dunque, Assessore, lei dice la sua intenzione è quella di bocciare questa mozione. Io chiedo di riflettere su questa cosa, perché effettivamente, se lei può anche ritenere che il punto 2 e il punto 3 possano essere affrontati in altri momenti, ma il punto 1 soprattutto, in realtà anche il punto 2 e il punto 3, ma in particolare il punto 1, sostanzialmente dice quello che ha detto lei, e quindi il messaggio di approvare questa mozione, almeno nel punto 1, ma in realtà anche gli altri due punti, non è che dicano cose non condivisibili o le fanno prendere degli impegni che non può mantenere, anzi sia un segnale importante. Quindi io la invito anche i colleghi a valutare seriamente il fatto di non votare questa mozione. Ragioniamoci, riflettiamoci, prendiamoci due minuti, anche perché è importante quello che esce da quest'Aula e il messaggio che esce, perché le sue parole, Assessore, sono state parole chiare, oserei dire. So che ci sono anche dei pronunciamenti dell'azienda, della SST, che effettivamente non è stata così chiara in questi giorni, come invece lo è adesso, come lo è lei, però allo stesso tempo penso che un atto formale del Consiglio in cui venga messo nero su bianco questo si possa approvare. Dunque chiedo ai colleghi, sostenendo fortemente questa mozione, di valutare il voto contrario, ecco, di valutarlo attentamente, quindi di valutare il voto positivo. Grazie.